Siamo in compagnia del presidente Rizzi, azienda turistica Val di Sole. Presidente, un connubio straordinario, ma soprattutto un gemellaggio storico, possiamo dire. Siamo al 19° anno con Capri. Assolutamente sì, 19 anni. Ho la fortuna di aver fatto tutti i 19 anni. Ai tempi ero sindaco di un piccolo paese, perché il gemellaggio era iniziato come funivia Folgari di Marileva, poi è diventato istituzionale, quindi era commerciale, poi è diventato anche istituzionale. Lo scopo di questo gemellaggio da cosa nasce? Noi avevamo l'esigenza di alzare nell'immaginario quello che è il valore del prodotto della Val di Sole. Poi negli anni è diventato un rapporto invece d'amicizia, non a caso venire in questo periodo non è un'azione commerciale, nel senso che lo facciamo per i capresi, ma bisogna considerare che nel frattempo il prodotto turistico è diventato il territorio, ma specialmente la gente del territorio, quindi è un gemellaggio di un prodotto turistico. Ultima domanda, Presidente, quest'anno si rinnova, sciogliamo il nodo, si rinnova o meno l'accordo Società Calcio Napoli Di Maro? Ho l'appuntamento lunedì prossimo con De Laurentiis a Roma, ci sono buone prospettive, abbiamo parzialmente un ok della nuova giunta provinciale della provincia autonoma di Trento, sono ottimista. È una piccola anticipazione, non possiamo parlare di scoop, però teniamoci pronti, ci vediamo a Di Maro. Direi che è proprio un piccolo scoop che non ha ancora chiesto nessuno. Allora, Di Maro, un comune a noi particolarmente caro, dicevamo prima telecamere spente, un comune che ci vede legati anche da un affetto particolare, l'ultimo disastro che c'è stato, c'è stata grande solidarietà anche da parte dei napoletani, però voi siete qua per un motivo completamente diverso, c'è un gemellaggio fra la Val di Sole e i vari comuni che la compongono e l'isola di Capri. Da cosa nasce? Questo nasce di una vicinanza che c'è stata, parliamo di 20 anni fa, quindi 19 per la precisione, per una collaborazione che c'è stata con l'allora sindaco Ciro Lembo e i rappresentanti della nostra valle, che hanno concretizzato questo gemellaggio, diciamo, anche per promuovere il turismo estivo in questo caso, il turismo invernale nel caso di Di Maro, insomma. Noi che come stampa seguiamo il Napoli, io in modo particolare sono stato a Di Maro e devo dire che l'offerta alberghiera è veramente straordinaria, ma anche quella là enogastronomica. Qualcuno diceva prima un'offerta povera, invece io l'ho trovata straordinaria. Di Maro è un paese molto carino, il sindaco, oggi assessore, ma ex sindaco, è quello che comunque ha portato il Napoli a Di Maro, quindi sì. Vogliamo particolarmente bene a questo signore. Questo mi fa molto piacere, anche i contatti con l'amministrazione del Napoli, e la vicinanza con il presidente eccetera, il nostro modo di comunicare in modo semplice, credo che abbiano fatto breccia nel cuore dei napoletani, che per noi sono sicuramente delle persone, ne possono dire in varie situazioni, magari non si è d'accordo, ma io personalmente dirò sempre che i napoletani sono unici, eccezionali, e alle loro famiglie ci tengono tanto. Grazie, noi siamo stati, come dicevo prima, a Di Maro, tinta di azzurro, veramente sembrava di stare in un quartiere di Napoli. Grazie sindaco. Grazie a voi e speriamo in un arrivederci per quest'estate. Speriamo che sia il 20° anno anche per il Napoli, oltre al connubio, al gemellaggio con Capri, il gemellaggio Napoli Di Maro Accoglienza. Esattamente, speriamo, noi in effetti ne abbiamo anche forse la necessità di un movimento economico che sicuramente ci porta bene. Insomma. Qua in compagnia di Alessandro Saglio, noi lo chiamiamo Alessandro perché è simpaticissimo tra le altre cose, un incontro culinario straordinario,
cucina, diciamo, di montagna con cucina di mare napoletana. È un binomio che ormai è tanti anni che noi portiamo a Capri, è un binomio vincente. Il mio ruolo essenzialmente è quello di cercare di unire proprio la montagna al mare. Noi portiamo i nostri ragazzi, che sono dei ragazzi fantastici, e abbiamo trovato l'abbinamento vincente con Capri, che abbiamo trovato insegnanti preparatissimi e ragazzi bravissimi e dolcissimi. Noi l'evento lo faremo spiegare al presidente dell'associazione. Grazie Alessandro. Grazie a voi, un saluto a tutti, grazie.